Presidente Quaglieri, questa mattina la quinta commissione sanità da lei presieduta ha affrontato il delicato tema dei PPI di Tagliacozzo e Piscina. Sono venuti anche dei sindaci in delegazione e il manager della ASL. Quali sono le risultanze e gli impegni che avete preso? Sì, questa mattina c'è stato un proficuo confronto tra i sindaci del territorio, la regione e l'amministratore, il direttore generale dell'ASL, Testa. Le istanze presentate hanno avuto accoglimento e soprattutto hanno avuto garanzie e rassicurazioni sia dal governo regionale che dal manager Testa nella riapertura H24 dei presidi di pronto soccorso sia di Pescina che di Tagliacozzo, che verranno riaperti, questo è sicuro. I tempi sono brevissimi, c'è una ricognizione da parte del manager per reclutare le forze in campo, quindi per reclutare il personale necessario che, come sappiamo tutti e come evidenza a tutti, l'emergenza Covid ha a dir poco raddoppiato le necessità di personale sia nei punti di pronto soccorso come i pediatrici che negli istituti ospedalieri con la costituzione delle famose aree grigie che sono le aree di passaggio prima del risultato dei tamponi del personale che afferisce all'ospedale, ai nosocomi. Quindi mi sento di rassicurare tutti i cittadini marsicani per quanto riguarda la riapertura dei due pronto soccorso, che verranno riaperti H24 e torneranno a una gestione ordinaria come è stato fino a prima dell'emergenza.